giro universitario quando è venuto qui era un ragazzino, non sapeva neanche parlare l'italiano, non aveva fatto neanche le medie, allora l'abbiamo aiutato nel modo logico come si fa con i ragazzi che dovrebbero fare tutti, come facciamo ancora con i ragazzi che vengono qui. Chi studia va bene, chi non studia va a casa sua. Se sono, hanno i genitori qui, lasciano loro che devono fare, però avremmo tutto il piacere che i ragazzi studiassero, anche perché li facevamo fare le medie, poi fece ancora qualche anno e poi è andato a metà, non ce la fece più a studiare. Però un ragazzo con una voglia di giocare a calcio, era nato per giocare a calcio, aveva due piedi, una voglia, una forza. È venuto qua bambino, è andato a metà, l'ho cresciuto e poi mi sono innamorato di questo ragazzo. Io ho voluto bene, forse più di tutti gli altri, perché è andato a metà, è un ragazzo che aveva bisogno di affetto. Il ragazzo che piangeva i primi mesi, voleva andare a casa, piangeva, sentiva la mancanza dei suoi genitori. Allora io gli facevo sempre coraggio e sono stato molto vicino, ecco. Poi veramente è diventato, lui è un dono di natura, perché quando si ha queste cose che nessuno li fa, che li vengono perché è andatamente una cosa istintiva, è andatamente un dono di natura, ecco. Lissitani è un buon ragazzo. Lissitani è stato un ragazzo che si è ambientato poi facilmente, come piangeva che è andato a mente, voleva andare via da 14 anni, io posso anche capirlo, perché 14 anni abbiamo avuto tutti. Invece in ultimo ho trovato una ragazzina qui, che era diplomata in ragioneria, ha messo famiglia, due figli, l'ha portata sempre con lui, naturalmente a Roma, poi adesso in Germania, adesso è lì a Piacenza. Ed è un ragazzo molto equilibrato. Gli avevamo regalato un orologio d'oro, mi ricordo, un Rolex, quei Rolex bellissimi, grossi allora che c'era. Ci sono andati là, li abbiamo portati via, ne aveva una ventina e li abbiamo portati via tutti. Tutti regalati o dalla nazionale, da qualcuno, ma il più che gli dispiaceva era il mio. E allora doveva tenere il cassaforte, ma lui gli piaceva ogni tanto guardarmi, infatti aveva un cassaforte in casa e poi l'hanno sfondato, insomma, mi hanno portato lì. Niente, un ragazzo straordinario, con delle doti straordinarie, umane, naturalmente quando si arrabbiava era anche abbastanza brutto, perché è senso di gioco, se lo picchiavano naturalmente diventava insofferente perché non le prendeva, perché era un fisico che gli dava la possibilità di rispondere, ecco. Però un ragazzo eccezionale, ecco. Un ragazzo che con un cuore quando si perdeva è come se avesse perso, diciamo, l'anima, ecco.
a 18 anni aveva personalità, se ne fregava, anche se sbagliava, non sentiva niente dello sbaglio che aveva fatto. Questa è la grande forza dei giocatori che hanno la grande qualità, perché non sa, sì, sa di aver sbagliato, ma sa che lo può fare anche un'altra volta se gli capita. Allora naturalmente parecchi giocatori sono così, hanno questo potere, diciamo dire, non si lamenta di un dato di fatto che poi naturalmente no. Io abbiamo avuto un ragazzo come Salvetti che invece quando aveva la sua età soffriva l'anima, se sbagliava un passaggio naturalmente la testa è battuta, e questo invece naturalmente sempre aveva questo grande carattere, come prendeva la palla, come partiva, si sentiva come un cavallo che partisce, vroom, era, cioè in dato momento raschiava la terra con le scarpe, era una forza, non era alto, però aveva fisicamente era una bestia. Credo che l'effetto che ha avuto per me sia stato solo per suo padre, tanto per vera. Lui mi ha ringraziato più di una volta per dire che l'aveva aiutato nei momenti difficili, l'aveva fatto mandare a casa una volta più che in meno. Ma al di là di questo era una cosa sentita nel modo più assoluto. E quando andammo alla Roma, che lui andava in nazionale, mi telefonò, sapeva la convocazione, e allora mi telefonò da Roma, dice vado in nazionale e chiederò a Vicini, io l'avevo detto anche con Azeglia, dice viene se basta che non si dimetti. Allora ho detto guarda, quando hai finito la partita portami a casa la maglia, questo è un ricordo che per te lo voglio, lo metterò lì come se fosse una cosa che da ricordare per sempre. Infatti ancora qui sono già una decina d'anni ormai, no? Con simpatia, certo, il mio precedente padre. E questa fu una cosa commovente perché naturalmente non tutti i giocatori si comportano in questa maniera. Però lui, chi viene da lontano, io sono uno della gavetta, so cosa vuol dire la sofferenza, di stare lontano da una famiglia, a lavorare, insomma, naturalmente. Lui si è adattato perché naturalmente non aveva né una cultura né niente. Poi dopo ti dirò che l'ho sentito parlare
E lui ha rimediato un buon italiano, sa parlare, se l'è cavata bene, e dirò che è andato a mente tutte le cose quando era in nazionale, quando era lì, perché lui ha fatto anche è stato capocannoniere, ha fatto più di 20 gol a Roma, 22. E ho visto fare delle interviste che poi i romani non sono così facili, ma lui gli ha sempre voluto bene, chiamavano Rizzi Gol. L'ho visto 20 giorni fa, adesso sta tranne, che vieni qui, ma adesso vediamo se gioca.